Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a studiare insieme l'esercizio 71 del mio metodo avanzato sullo slap. Qua parliamo di tecnica cosiddetta del doppio slap, cioè quando devo suonare una terzina di sedicesimi utilizzando tre ghost note e un unico movimento. In questo movimento vado a inserire queste tre ghost note. Una fatta col pollice, quindi scendendo sulla corda di La. Una strappando col dito 1 sulla corda di Re e l'altra strappando con il dito 2 sulla corda di Sol. Tutto questo in un unico movimento, mentre ritorno su col pollice che ha appena fatto la ghost. Quindi la prima cosa è esercitare questo singolo movimento che deve produrre tre note. È molto importante poi mettere una quarta nota, che è quella reale d'arrivo sul battere, quindi in questo caso sarà di Re. Quindi io partirò sul levare del quarto quarto e metterò le tre ghost note che cadranno sul battere, sulla nota reale in ottavo, inizialmente sul Re. Quindi come prima cosa esercita questo movimento che si conclude su una nota reale. Parti piano, meccanizza e portalo su di velocità. Quindi. Quando riesce a venire bene, allora vai a spostarlo come nell'esercizio dove andiamo a fare prima Re, Do, Si, di nuovo Do, Sol, Fa. Arrivato sul Mi, invece andiamo a fare un sedicesimo, quindi nota reale, però molto corta, e andiamo subito a strappare un Mi acuto e staccandolo molto, come vedi da partitura con il pallino. Ultimo quarto andiamo a mettere un altro strappato sul Mi e poi il levare del quarto quarto, vado di nuovo a mettere il doppio slap per ritornare sul Re, perché doppio sarebbe triplo slap. Comunque andiamo a suonarlo con una batteria un po' più lenta insieme. Buono studio e buoni esercizi, ci vediamo al prossimo video, ciao!